per aiutare gli altri a trovare la propria strada è così importante aprire il cuore? Ciao, sono José, autore e ricercatore con il focus sul rapporto tra spiritualità e ricchezza e sono qui con Anna Maria Ghinet, ideatrice del coaching energetico e delle riprogrammazioni energetiche del Punto Zero. E siamo insieme i direttori della scuola di coaching energetico con cui abbiamo tenuto corsi in tutti i continenti del mondo, tranne Australia e Antartide. In questo video parliamo di come aprire il cuore per aiutare gli altri a trovare la propria strada. Prima di iniziare ti ricordo che questo è il quinto video della serie Mentalità da Coach, come aiutare gli altri a trovare la propria strada ed essere felici. Trovi il link ai video precedenti sotto questo video. Nel primo video abbiamo visto i 5 modi per aiutare gli altri a trovare la propria strada ed essere felici, che sono: trova la tua guida interiore, e l'abbiamo visto nel secondo video, allinea mente, cuore e spirito, e questo l'abbiamo visto nel terzo video, sviluppa la mentalità da coach, e questo l'abbiamo visto nel quarto video, apri il cuore, e questo lo vediamo in questo quinto video, e poi nel prossimo video vedremo mettersi al servizio degli altri, il sesto video. Poi ci sarà anche un settimo conclusivo in cui vedremo proprio come applicare nella pratica tutto quello che stiamo dicendo. Vediamo quindi adesso perché dovremmo tutti aprire il cuore se vogliamo riuscire veramente ad aiutare gli altri a trovare la propria strada ed essere felici. Devi aprire il cuore perché il cuore è la fonte del tuo più grande potere, l'amore incondizionato. E quindi questa è la strada maestra per essere felici, stare bene con se stessi, essere connessi, essere centrati, tranquilli, sereni. Come ti dicevo già nei video precedenti, noi siamo come dei trasmettitori radio ed emettiamo delle onde elettromagnetiche, ossia delle frequenze. La frequenza su cui siamo sintonizzati è quella che trasmettiamo. Molte persone si sforzano di aiutare le persone che amano, partner, genitori, figli, amici, eccetera. E indovina qual è la frequenza che trasmettono ai propri amati? Trasmettono lo sforzo. Sforzarci di rendere felice qualcuno fa sì che l'energia che trasmettiamo è lo sforzo. Mio padre, ad esempio, è sempre stata una persona estremamente disponibile, ma l'energia che trasmetteva quando faceva qualcosa per qualcuno non era esattamente quella dell'amore incondizionato. Il motivo è che nella maggior parte dei casi, quando ci sforziamo di rendere qualcuno felice, non lo facciamo per amore puro e incondizionato, ma lo facciamo per il bisogno di essere apprezzati e accettati, o per la paura di essere giudicati male. E questi sono tipici bisogni della mente e dell'ego. E quando siamo nella mente o nell'ego significa che non siamo nel cuore. Quando siamo nel cuore, allora siamo automaticamente nel momento presente e siamo istintivamente felici, anche senza un motivo razionale. Siamo felici e quindi trasmettiamo felicità, senza fare alcuno sforzo. E paradossalmente, sforzandoci molto di meno, otteniamo soltanto in questo modo il risultato che speravamo, ossia di aiutare i nostri amati ad essere felici. Quindi per fare questo, il primo fondamentale passo è aprire il cuore. Cosa significa aprire il cuore? Aprire il cuore significa connettersi all'amore divino. È la chiave per la vera ricchezza, felicità ed entusiasmo. Non una semplice, momentanea euforia passeggera. Il più grande problema delle persone è proprio l'incapacità di vivere nel cuore. Si sentono soli, separati, senza speranza, depressi, preoccupati, ansiosi e non sanno che vivono tutto questo soltanto perché sono nella mente e non nel cuore. Il miglior modo per insegnarti ad essere nel cuore è fartelo sperimentare. Allora lasciati guidare in questa breve respirazione. Chiudi gli occhi e immagina di respirare nel cuore. Immagina che l'aria entra ed esce dal tuo cuore al centro del tuo petto. Immagina un fascio di luce bianco-dorata che entra nel cuore quando inspiri ed esce dal cuore quando espiri. Fallo per almeno 4-5 volte. Inspira. Espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Molto bene, bravissimo. Come ti senti adesso?
Scrivilo qui sotto nei commenti. Se hai compreso l'importanza di queste informazioni e di quanto sia importante integrarle nella tua vita per il miglioramento della tua vita e delle persone che ti sono vicine, allora clicca sul link qui sotto ed iscriviti all'Energetic Club, perché nei prossimi 12 mesi è proprio questo il programma che terremo, ossia come integrare nella tua vita questa mentalità che noi chiamiamo mentalità Coach Mindset. Ti ringrazio perché hai guardato questo video. È importante che tu lasci un piccolo segno del tuo passaggio, e anche perché sapremo risponderti nei prossimi video. Un abbraccio e tanta luce.